Vedete, la comunione, la pace, l'amicizia, la sofferenza. In questo poco, in questa paginetta degli Atti degli Apostoli, noi abbiamo la possibilità di entrare, quasi di sbirciare, in questo poco vissuto da Paolo. E in tutte le sue sfaccettature, che cosa vi predomina? Se non questa pace e la certezza di essere guidato dal Signore, nonostante tutte le cose, tutte le avventure vere e proprie che Paolo vive. Ecco, anche noi siamo chiamati a guardare da un altro punto di vista, forse, tutte le nostre porzioni di tempo, l'esperienza che abbiamo fatto, quella che ci apprestiamo a vivere. E ognuno di noi ha delle piccole parentesi, quelle della scuola, del lavoro, della sofferenza. Ognuno può chiamarle come vuole, come dei capitoli. Ecco, l'importante è che ciascuno di noi abbia sempre questa percezione che questo tempo prima o poi finirà, che questa cosa non deve rattristarci, né tantomeno angosciarci, perché sappiamo che con noi è il Signore ed è Lui il senso e il fine della nostra esistenza. Questo poco terminerà con il grande, con l'inimmaginabile da calcolare che è la casa di Dio, ed è quella che noi chiamiamo la grande gioia che attende ciascuno di noi.